Intanto abbiamo una disponibilità dell'Adriatico di oltre 30 miliardi di metri cubi l'anno di gas. Per quel che riguarda la crisi energetica, noi dovremmo fare di tutto per non assecondare le richieste degli Stati Uniti, perché continuando a fare la guerra, più di tutti è l'Europa che si impoverisce. Cosa ne pensa dei possibili provvedimenti che andranno a influire nelle case private? I provvedimenti sono ben poca cosa, come i 200 euro che hanno dato alle famiglie per cercare di alleviare questa crisi energetica, ma bisogna tener conto che noi abbiamo pagato il gas minimo 3 volte di quel che costava. Oggi come oggi il gas costa 8 volte quello che costava un anno fa. Di conseguenza è una cosa indescrivibile, non avremmo mai dovuto continuare questa guerra, ma avremmo dovuto fare di tutto per cercare di far sì che la Russia e l'Ucraina si mettessero d'accordo, e se andiamo avanti così noi per il prossimo inverno non avremmo di che riscaldarci. Locali chiusi a partire dalle ore 23, questa è una delle possibili misure attuate dal governo per contrastare la crisi energetica. In condizioni normali i locali chiudono alle 23 perché, visto la fame a cui ci stanno sottoponendo i nostri governanti, soldi da spendere ne abbiamo pochi. Però veramente non so cosa dire perché mi sembrano proprio delle risoluzioni che sono ben poca cosa per quello che riguarda il vero problema energetico. Forse se loro avessero fatto delle centrali piuttosto che interventi veramente atti a affrontare questa crisi energetica che tanto sapevamo che arrivava, ormai si sa da secoli, io veramente non so cosa dire. È veramente poca cosa se i nostri governanti sono riusciti a partorire una cosa simile. L'importante è che loro comunque, per affrontare la crisi energetica e mantenere l'aria condizionata, perché il nostro caro capo del governo parlava di abbassare la temperatura dell'aria condizionata, lui deve sapere che solo a Palazzo Chigi sono i privilegiati a poter cambiare i condizionatori. Noi non ce li abbiamo neanche i condizionatori.